1-23-256, seguito dal nostro piccolo aviatore. L'abbiamo tirata. Stava decollando. Piccolo aviatore stava decollando. Quindi vai box, Giulio Chas continua. Paga 3 decimi. Scusate un attimo, ma ripresa dai box, perché ci sono dei gazebo? Non hanno pagato l'ultima bolletta ai team. Torniamo. Che è vero, come una seca. L'ultima gara sono arrivati in tasche vuote. No, allora c'hanno i portoni dietro aperti. Il problema è che c'è molto caldo. Comunque a Reggio Emilia sfiorano i 40 gradi. Allora tutti col gazebo. Tutti col gazebo. Intanto Vicio, sempre Vicio ufficiale. Ci va in terza posizione. Certo, cosa paga Vicio? 5 decimi. Intanto sentiamo Speedy che ha perso il controllo dell'auto. Lamentarsi. Dov'è Speedy? Non c'è. Speedy è andato via. Undicesimo per lui. Nostro dietro Luca G. Davanti a Kelfen. No, non posso dietro Luca G, non posso. Tanti piloti nuovi, ne vedo un altro anche. Piccolo aviatore, Alex Tigre, che è il quinto. Il quinto. E Giordiele, sono i tre nuovi. Giordiele, che dov'è? 17esimo. E Giordiele. Poi c'è entrato anche su BRS, su Lexus. No, Aston. No, Bentley. Bentley. Unica Bentley schierata. L'altro insieme volta... anche a Nissan di Caifa. Eh sì, è la classica McLaren del nostro Speedy. Esatto. Poi c'è anche un'unica Mercedes di Luca G. Eh sì, però davanti poi... vediamo quasi un monopolio Ferrari. Sì. Intanto Speedy si ferma. La faccio passare. Mamma mia, che sportività. Pensavo, signori, facessi il numero alla Crazy Stoner. Aspetta che vado a... mi devo lanciare. Vai Speedy, lancia. Tutto gas. Ho trovato la mia telecamera preferita. Comunque ragazzi, sul vero, dal vivo, quando c'è quello scollino lì è bello, sì, secondo me è bello, che da fare proprio la guida. Intanto arriva anche il safety cartista online, quindi è riuscito. Eccolo Vulca che entra adesso. Attenzione, stacca il tempo Vulca, gli ultimi 3 minuti entra, mamma mia. Vediamo Giordiele fuori. No, chi è che no, mi si è messo davanti. Giordiele ha fatto un ingresso spietato. Attenzione Alex, di Cre in sesta posizione, new entry, come new anche entry, il piccolo aviatore che si va. Che svernicia così. No, ma piccolo aviatore, là, è 13 di ritardo su Giulio Chas, ma io sono convinto che vada a rubargli la posizione entro sera. Vediamo. 3 minuti alla fine delle qualifiche. 1:23:02, il tempo da battere di Giulio Chas. Grande. Intanto Giupito frega il Vicio, terzo posto per lui su Porsche. Tra l'altro vediamo che solo 7 piloti rimangono a meno di un secondo dal primo, Giulio Chas. Tra il primo e il settimo ballo un secondo, via. Infatti stiamo aspettando il Gianlu. Se ci stacca un tempone, che è Laguna Seca. Di solito la sua pista, andiamo a vedere dove è. Belle prestazioni. 8 decimi. Tra l'altro, ovvio, abbiamo fatto la prima diretta tutti quanti assieme su Laguna Seca. È vero. Dove Gianlu ha regalato 3 vittorie strepitose, se non mi ricordo male. Sì. Vediamo. Intanto se tira fuori la zampata. Poi intanto c'è la Porsche. Due scie buone davanti. Quindi probabilmente anche rompere le scatole domani che è servito. Detto, se ti presenti in Audi non ti commentiamo. Esatto. Lui si è presentato in Audi dal vivo, però non nel gioco. Mamma, sai, quando le prendi anche dal vivo, dopo dici, ma sai, vuoi dire il vero che quei ragazzi lì dicono la verità? Dai, ma c'aveva l'amorosa che lo tirava un attimo le briglie. Ma io il musone nero l'ho visto che si alzava davanti. No, c'ha l'assetto della panna. Attenzione, Ciupito sbaglia il cavatappi e anche Gianlu. Peccato, anche Gianlu sbaglia. Anche Speedy qualcosa ha sbagliato. Cosa hai fatto Speedy? Dove sei Speedy? Mi sono girato. Perché se non tiro, non so se faccio in tempo a fare ancora un giro. Sì, ce la fai. Sì, 1:50, ce la fai. Dai Speedy. Ma sono quasi all'inizio. Dai Speedy. Sono le prime curve. Un giro di 1:23 dovresti riuscire a farne uno. Ma che bella la macchina del nostro certo Vulca. Bellissimo. Sul Mercedes. Tanto rimane invariata le prime 3 posizioni. Giulio Chas, piccolo aviatore, Ciupito. Sul primo... Sto scaldando le gomme io e i freni, non so se si vede. Sì, abbiamo visto. I freni sono fa caldissimi. Fa dei burnout a nastro. E poi il Vulca c'ha un 4 ruote motrici. Intanto. Esatto. Se non scherza mica. Tanto tra le prime 4 posizioni, tra le prime 5, 4 Ferrari disturbate da un Porsche. Sì, quello di Ciupito in terza posizione. Sì. Dopo ci abbiamo Alex Diego su Lambo. Ciao, lanciamoci per l'ultimo giro, ragazzi. Vai Speedy a cannone. Andiamo a vedere su Speedy subito. Andiamo con lui. Dov'è Speedy? 12.
dietro Fustacchione. Mamma mia, guarda qua, arriva subito a cannone. E va a affrontare il primo tornantone di Laguna Seca a sinistra. E mi parti via tantissimo con la macchina in scarica di benzina. Metti anche la sabbiolina di Laguna Seca. Andiamo in macchina con Speedy. Andiamo in macchina con Speedy. Andiamo a fare il picchione proprio, vai. Guarda, 198, 200, ma via, pazzo scatenato, 215, ma vai piano, c'hai fretta. Stacca per andare in salita verso il cavatappi. Ho perso qua, perso si va, decimo, e qua non si vede più niente, si stacca il cavatappi là in cima. Sì, è là in cima. Quando non vedi più niente devi staccare qua. Lo scavallo qui. Quando scavalla qua stacchi fortissimo qua, proprio bam 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 bam. 50. Sinistra prima, poi destra. Attenzione, bandiera gialla in uscita, vediamo una macchina bianca. Mamma mia, pena. Guarda come corregge sulla curva. Ci prova. Le ultime due curve per Speedy. Cambia sul rosso. Sono lento. L'ultima curva per lui. Prende ancora due decimi questa staccata. Mamma mia, come passa per lui. No, gas. Niente. Andata. Va bene. Quindi, vediamo. La qualifica terminata. Andiamo a vedere la classifica generale. Eccola qua. Si conferma, ma attenzione, il piccolo aviatore. È ancora a dentro. 36 millesimi, migliora di 3 decimi. E anche Top Gun, un decimo. Vediamo. Attenzione, perché ragazzi, sta ancora tirando come se non ci fosse un domani. Passa proprio adesso sul traguardo. Guardiamo se riuscirà ad andare a limare qualcosina. Oh, sì! Piccolo aviatore, 1,23, 214. Mamma mia. Dando 42 millesimi solamente a Giulio Charles. E domenica diceva Paul. Nuovo ingresso. Vediamo Gianlu. Gianlu migliora anche lui, quarta posizione, 3 decimi. Quarto. E anche Alex Digre comunque, opa, quinta posizione, nuovo ingresso. Un Ciupito, un Vicio che scivola in sesta e settima posizione. Molto rallentati. E attenzione, c'è un panino dai due nuovi ingressi. Sì. Alex Digre in quinta posizione, ha soli 4 decimi. Vediamo invece Jordi che è Jordi Ele è ufficialmente 18esimo davanti al punch. Esatto. Sì, dietro a Catama anche. Mamma mia, bello. Si preannuncia questa gara di un'ora. Sì. Comunque, capito, domenica il picco è vero. Perché alla fine, dai, fino al 14esimo, un secondo e 8, secondo e 6, la pista è corta, quindi. Sì. No, ci sta. Intanto arriva la Chiara Brusa. Ciao, Chiara. Grande Chiara. Sei brutta. Ciao, Chiara. Vai. No, ha detto solo ciao, Chiara. No, pensavo che volesse parlare con la Chiara, adesso gli lascio il posto. Mamma mia. Quindi, attimi di attesa per entrare nel vivo dell'ultima gara. Intanto io farei una carrellata dietro di prima noi prima della pausa. Ma che bella questa immagine estiva. Sì, è vero. Mamma mia, eccoci qua. Vediamo la classifica. Qua è la classifica del campionato appena concluso mercoledì scorso, il primo campionato UK. Infatti abbiamo sfruttato l'aggiornamento di questo software. Perché l'ho chiamato software stavolta, non simulatore? Sa poi gli altri. Vede che va a vincere ufficialmente Top Gun, seguito da Iliano. Terza posizione per Joba Skin. E l'altra io, ragazzi, Pez. Quarta posizione per il Pez. Giulio Charles in quinta. Anche Christmas. Fustacchione? Forse. Fustacchione, sì. Fustacchione. Poi tutti gli altri a seguire. Poi c'è il primo che gli altri dopo non contano più. No, esatto, tra l'altro abbiamo lasciato fuori giusto Speedy. Non è cattiveria, sì, ma non li vediamo qua. Poi ho saltato la doppia gara di Holton Park io per infortunio. Intanto ragazzi, ve lo devo dire, qua si vede già lo schieramento. Eccoli. 1 minuto e 01 la partenza. Gara di un'ora stasera. E io parto che c'ho dietro il Carletto. Strano. A fianco Kefir dietro i Galli. Sì. L'hanno promesso, quindi vedremo sicuramente delle fiamme tra la Ferrari e una certa, forse anche un certo Porsche, ma vedremo. Delle fiamme hanno promesso tra la Ferrari e, aiutatemi, non vedo più. Ma di chi stai parlando? Lamborghini? Il pezzo non c'è stasera. Non c'è, vero? Quindi no, non c'è il pezzo stasera. L'impegno non c'è. Non lo vedo. Grande assente. Però che l'ha anche detto l'altro giorno. Ricordiamo, è vero. Una fila di... Ricordiamo quindi due pistop obbligatori, esatto, ragazzi. Sì.
Gara di un'ora, due pistole. Intanto il Carlo ha cambiato livrea. Ho visto. Sì, abbiamo visto prima che ha cambiato livrea il Carlo. Sì, 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 sì. Anche anch'io ho cambiata. 5, 4, 3, 2, 1. No! Spento la macchina, grande, non ha fatto riavvio, non ha fatto la benzina. Ho lasciato la benzina delle qualifiche. Sarà una gara sicuramente entusiasmante quella di Speedy. Oddio, quanti litri? Due? Tutto questo per non vincere il vino. Dai, 20 litri, 4 giri li fai. No, dai, una decina di giri più o meno, neanche. Beh, almeno tira però. Ma quei 10 giri dacci via a martello. Esatto. No, parliamo che questa macchina qua con poca benzina non si tiene, faccio fatica a tenerla. Molto bene, molto bene, benissimo. Tanto abbiamo quattro tutto blu, qualche calli. Cartello. Adonati, abbiamo tre Ferrari rosse. Grazie ragazzi. Sta sul classico. Una c'è il musetto bianco, una no e l'altra no, quindi boh. Beh, piccolo aviatore c'ha. Piccolo si riconosce. Il tricolore davanti. Il top. Poi son partito a manetta con te che era già la partenza. Per schivare la macchina davanti ho tirato giù qualche cartello. Va bene, ragazzi, stasera sono. Speedy, no. Speedy ancora sotto gli effetti dei fumi dell'alcol di domenica. Anestetizzato. Devo stare attento, è meglio che parto ultimo stasera che meglio. Non faccio qualche disastro. Ma fa una gara insieme a me, va. Esatto, sì, vai a fare la seconda safety car. Mamma mia, bellissimo questa inquadratura di questa telecamera. Mamma mia, che bel Mercedes. Andiamolo a vedere quello di Luca G. Luca G, che è, diciamolo pure, è, se non altro, lo sponsor. Lo sponsor ufficiale della tenuta Malpaga. Eccoli, già. Noi abbiamo già bevuto. Che qua dico una chicca: quale pista migliore se non quella del cavatappi con Malpaga? Esatto. E noi, come potete vedere, bravi bevitori, i tappi li abbiamo già cavati senza cavatappi. Coi denti. Coi denti. Quando Top Gun si è girato lì, intanto. Mamma mia, guarda. Dunque, qua. In due, però, è stretta. Abbiamo il nostro Luca G, che tra l'altro è il Mercedes del team stasera. Cavaliere nero. Sì, è vero. Lei. Grande Luca, allora, onore fino in fondo. Andiamo subito, io tifo. Ma anche Christmas era tuo per caso? Che Gianluca. No. Sì. No, Christmas è di. Mi ricordo se è mio. No, Christmas è di Pelo. Però ti ha tradito. Ma guarda come cavaliere nero ufficiale. Beh, Christmas dov'è? Guarda. È là in fondo, in nona posizione. Tu facci vedere. Ci riesco. Dietro dopo, il GTR, dietro il GTR bianco. Un'ora per guardarlo. Va bene, c'hai ragione. Anzi, davanti il GTR bianco, guardalo qua, Ferrari ufficiale, Pirelli. Tutto nero. No, perché sai che l'ultima gara c'era proprio la striscia verde sul Mercedes, proprio. Attenzione, che ci prepariamo. Siamo. Qua, gas a martello. Da qui. E via, bandiera verde, piccolo aviatore, parte benissimo. Speriamo. Bene anche. Ma anche Gianlu, guarda come si infila. Mamma mia. Ne infila due? Ci provo. Giulio tutto esterno. Esterno, tira lunga. Gianlu sicuramente ne approfitta, girando molto più stretto. Sì, però speriamo che non facciano danni. Fa un po' da tappo, piccolo aviatore. Ma sta ancora le gomme fredde. Ma intanto lo tiene dietro. Grande. E si lancia. Passa. Piccolo aviatore, anche Gianlu mi sembra essersi infilato su Giulio Charles. Giulio. Ed è proprio così. Sì, attenzione perché Top Gun insegue e voglia attaccare anche lui subito. Mamma mia, Giulio. Giulio Charles. Si fa vedere Giulio in staccata. Ma è stato aggiornato qualcosa per caso? Christmas dito ciupito. Quindi pulito bene anche lui. Vabbè, sì. Sento porno, tutti lì. Le macchine. E poi a 5 si sfideranno fino alla fine sicuramente. Giulio Charles. Attenzione, Luca si è girato. No, gara di casa per lui. Luca si è girato, sopraggiunge un Porsche un po' di punch. Che punch. Bellissima correzione del fone. Ho visto. Punch, il Calli si toccano. Kelfen. Safety car. Guardiamo se dobbiamo chiamarla. Sì, sembra proprio. No. Ma tutti ripartiti. Aspetta, tutti ripartiti tranne il punch, mi sembra. No, è partito. Cosa ha fatto Speedy? Cosa hai fatto? Mi hanno toccato, ma ce l'ho fatta recuperare la macchina. Grande così. E intanto il piccolo aviatore chiude il suo primo giro a 3 decimi di vantaggio sul Gianlu. Gianlu, ma ce l'ha addosso.
Gianlu questa sera. Mamma mia. Attenzione perché anche là dietro vedo tanto che Top dietro. Gun e Giulio se ne stanno dando di santa ragione. Sì. C'è un po' di. Tanto Vicio un po' largo in curva 1. Tanto è sparito. Christmas era sì. Qua quinto. Un errorino segue Vicio attaccatissimo. No, là c'è Alex. È Alex Digre. Vediamo un attimo, questo tutto è solito collinette che campi. Era con noi domenica. Sì, ha fregato il Vicio. Chi c'è lì che ha staccato forte? Ma c'è un telefono. Fustacchione sul Caifa. Bellissimo. Si guadagna la settima posizione proprio su Caifa. Ma non ci sta Caifa. Speedy è lì. E Nico serva. Vediamo se si infila anche lui. Ah, secondo me ci prova. Attenzione, attenzione, va largo. Sbaglia tutto. Oh, Speedy, ti fianco. Speedy interno. Vediamo, c'è un trio qui sul dosso. Oh, in mezzo. No, ci prova. Sì, sì, sì. Va. No. Alex attenzione, Digre. Alex Digre. Fustacchione, girato. Fustacchione. Ma che ha centrato Fustacchione? Si è toccato con Kef in Fustacchione. Io l'ho evitato veramente per un pelo. Calli. Che va. Per Prati. Qui, ragazzi. Oh, sta telecamera però mi fa schifo. Va bene. È una brutta bestia. Eccolo qua il Calli. Neanche riparte anche lui. Muro per lui. Chi c'è fermo? Fustacchione. Ancora. Ah, peccatissimo. Peccato. Piccolo aviatore, se ne va. 6 decimi di distacco sul giallo. E 2 secondi e 6. Top Gun passa a Giulio. E i Dunkin qualcosa. Sì. Andiamo. Prova ad andare. Fustacchione ha schiacciato il beat. Quindi Fustacchione ritirato. No, squalificato dalla direzione della gara, in quanto dopo l'aggiornamento se schiacci il pit in gara ti squalifica. Ah. E infatti se vedete nella classifica risulta proprio squalificato. Bene, sì. Ottimo. Vai un attimo su Giulio che lo vedo un po' attardato rispetto a Top Gun, quarto Giulio. Top Gun sta limando decimino. Giulio sta andando su punch io. Sul nostro decimino Giulio. Dopo decimino sta rosicchiando Top Gun. 2 secondi e 4. Infatti si è liberato subito di Giulio. Attenzione Giulio che ha preso il panettone rosso, ha fatto un mezzo volo però ha tenuta. C'è ancora davanti a Kata. Ha un camion e quindi non ci sono problemi. Non ci sono Il giallo si rifà sotto, 4 decimi di distacco. Ha fatto il cavatappi a cannone giallo. Ultima cura per loro due. No, visto che dici giallo che va molto forte l'audio, vorrei dirti che è la prima volta che ti vediamo davanti. Dopo mesi. Hai un Porsche. Esatto. Quindi, fatti una domanda e date una risposta. Giorgi Piso scrive: resterò a bocca asciutta. Questo non è da scrivere. Giallo ormai tocca il piccolo aviatore, va appena fuori. Gli dà questo vantaggio. Ha un po' troppo. Top Gun ne approfitta sicuramente, recuperando quasi un secondo. Kata va messo nel mirino. Bayer S. Bayer S sbacchetta un po'. Un secondo e mezzo, Top Gun. E giallo è un secondo e 4. Attenzione, pance. Scontro tra Porsche, guardate qua. Ma che bella quella grafica di questo Porsche. Alpine Star ufficiale per il punch. Però non so se avete visto, abbiamo Christmas ultimo da quarto, no da quinto, e Ciupito ai pit. Ciupito esce adesso, quindi macchina Ciupito distrutta forse per lui. Il contatto probabilmente su Speedy, ricordati la broda, mi raccomando. Sì, adesso entro adesso perché c'ho già pochi... Luca G la mette nel mirino, Speedy. C'è addosso. Adesso lo butterà fuori. Andiamo, proprio qui. Senti questo vuoto Mercedes. Guardiamo qui che passa di traverso, Speedy. No, niente. La perde! Gliel'hai tirata! Sì! Che gufata! Il traverso, Che gufata! E ne va anche fiero. Sì! L'hai chiamato e mi hai detto. Mamma mia, come difficoltoso. Senza benzina sta macchina qua è... Qua è inguidabile. Nel senso che Giorgi spiega, Giorgi Piso spiega, nel senso che il vino non me lo sogno. Vabbè, te la devi poi essere l'amorosa poi di uno che va forte invece di uno che va piano, cioè a un certo punto. Noi dalla regia possiamo ben farci ben poco, se non stare con la telecamera sul Calli e Calli vedere cosa succede. Tipo adesso potrebbe perdere il veicolo al posteriore e picchiare irrimediabilmente contro il muro. Invece no. Il Calli è intanto il giallo gas. 8 decimi di mezza dall'errore fatto. Era un secondo e due. I primi quattro stanno girando tutti e quattro sull'1, 24 e 2. Tutti e quattro. Ottimo tempo. Ma intanto qua Top Gun come si fa sotto? Molto vicino, 1 e 5. E lì.
Vola, vola, vola questo piccolo avviatore. Ma è ancora presto, la gara è lunga. Com'è precisa questa Ferrari sul cavatappi Laguna Seca. Eccolo, bello Top Gun, classico Ferrarino rosso senza sponsor. Eh sì, i soldi lui ce li ha. Fa senza. Fa senza. Esce più stretto del giallo. Andiamo leggermente tardato Giulio. Benzina fatta, è perché io non vedo dove. Sì, sì. Noi... Mi sto fatto uno. Speedy, 16 in posizione. Top. Perfetto. Mamma mia. Il piccolo aviatore ha appena fatto 1:23.8. Intanto. Opa. Pazzesco. Opa. Tempo da qualifica. Grande. Grande piccolo aviatore. 1:23.8. Ah, 1:23, ho capito. 1:28. No, 1:23.8. Sì, sì, sì. Sì, guardiamo, ha dato 1:3 adesso Gianlu. Si vede che ha rallentato appena appena Gianlu. Ma infatti penso che ci siano tratti dove va più forte uno. Tipo Kai-Fi Box. Dovete sapere che la Ferrari è molto veloce nei rettilinei, mentre invece il Porsche è velocissimo in curva. Infatti guardate quanto gli va a mangiare nel cavatappi. Adesso rimarremo proprio sul Gianlu per farvi vedere. Se riusciamo anche a andare anche... in macchina con lui, forse. Sembra più veloce nella seconda parte di pista, Gianlu, in confronto alla prima. Ma guarda, c'è qua. Anche un Top Gun che sembra veloce. Guardate qui, guardate qui cosa succede. Guarda, guarda, guarda. Che okay, c'è Top Gun praticamente dosso Gianlu. Ma anche la Porsche si comporta molto bene. No, no, la Porsche si comporta bene, ma Gianlu deve piantarle di fare quelle curve con la frizione giù. Cioè, non esci Gianlu. Non è l'Audi. Con questa puoi accelerare. Esatto, sei in solitaria te. Un'ora di solitaria, sì. 12 secondi devi recuperare. Niente, vecchio. Conviene quasi Speedy che gira la rovescio. Recupera qualcosina. Un secondo e due. È proprio come immaginavamo, è più veloce nella seconda parte di pista. Sì. Hanno fatto lo stesso tempo adesso, sia il Gianlu che il piccolo aviatore. Tutti e due hanno fatto 1:23.8. E invece Top Gun? Top Gun 1:24. No. Vedremo, vedremo cosa succede. Sì, sì, sì. La gara è lunga, manca ancora 51 minuti. Si sta formando un bel panino perché erano più o meno a 3 secondi. Noi abbiamo il vicio, abbiamo il Gian e Diob. Giulio Charles a 4 secondi da Top Gun. Il vicio 2:09. Cos'è? 2:09. Molto bene. Va RS invece a 11. 11 secondi con l'unica Bentley. Oh, ma cosa abbiamo ripreso? Guarda cosa abbiamo ripreso. Ecco, il nostro... sì. Ragazzi, questa sera la telecamera potrebbe avere dei brutti effetti sui nostri piloti. Proviamo a cambiare, andare su Luca G, sponsor ufficiale di questa serata, a vedere se anche lui non è immune. Errore per il vicio. Jacqueline Rios, ciao belli, grazie dei belli. Ciao. Grazie, ciao. Però dalla foto potremmo ricambiare. Sì. Io ricambio, voi fate come vi pare, quindi vai, ciao. No, io ho salutato, diciamo. No. Stop. Io ci vedo, tu no? Io non ci vedo. Ma cosa sono questi acuti che hai stasera? Stai recuperando la voce la domenica? Ma dai, in alto la foto. Set list new da cucciare la pena, ma te non mi hai aiutato. Apro. No. Hai visto? Dillo. Ti lancio il microfono. Vediamo, si fa sotto il Gianlu. È sotto il secondo adesso. Infatti, decimi. Infatti, Top Gun però continua a seguire, mangiare insieme a Gianlu, decimo dopo decimo. Attenzione, un secondo e due. Penso qualcosa adesso, secondo me. Il piccolo ma rimane sempre un secondo e due, quindi si stanno tirando a vicenda e recuperano insieme. Oh, attenzione, perché ho appena visto che Gianlu sta correndo con la grafica numero uno. Sì, ne ho visto anche prima. Siete il numero uno. Si autoproclama il numero uno. Attenzione, guardiamo. Andiamo qua, se va, trovano davanti Speedy che potrà, speriamo, ostacolare il passaggio di Gianlu. Luca G e Catavai Box. Io spero che Gianlu si metta la mano su... scusate. Top Gun 3-5, aia, cosa ha fatto Top Gun? Dove è andato? Prati forse? Comunque vedo già davanti delle macchine. Davanti Box! Catav, Pancio e Giordiere. Sì, Catav è entrato in box, Top Gun va in box anche lui, il Gianlu invece passa e non saluta. Passa e non saluta, come sempre il Gianlu. Guardiamo se, rimanendo un po' con la telecamera su di lui, si degnerà. Top Gun in box. Sì, abbiamo appena detto. Guardiamo se il nostro Gianlu riuscirà
a salutarci con un traverso micidiale. Tanto sono quasi il ridosso di Speedy. Eh sì, e Speedy deve mettersi una mano sul cuore, far passare molto velocemente il piccolo aviatore, ostacolare più che può il Gianlu. Io non faccio passare nessuno. C'hai ragione! Dio, non mi doppierete mai. Quando arriva, no? A uscita di culo, mettiti di traverso in mezzo, che vediamo che c'è i flash. Chi è che ti c'entra meglio? Guarda, anche se non faccio apposta, mi sa che vado di traverso lo stesso. Non preoccuparti. In questo momento quindi abbiamo BRS in quarta posizione col Bentley. Ma guardiamo se si riesce a vedere qualcosa di meglio, perché... Quarta posizione a 20 secondi. Vediamo in intertempo. Tanto 9 decimi, il distacco aumenta tra il piccolo aviatore e Top Gun rientra in sesta posizione, quindi sì, perde pochissimo. Tanto Giulio paga 7-6 in questo momento. Attenzione, lungo Dio, che è questa? Christmas, una Porsche nera. Porsche. Jordiere è andato lungo all'ultima staccata. Attenzione, Speedy ne approfitta. Ne approfitta Jordiere, però non ci sta. Si prendono su. Non ci sta, adesso arriverà lungo, staccate, lo tamponerà. No, è arrivato più lungo Jordiere. Data lusso qua. Data di lusso, sì. Data di lusso, ma non è ancora detto, vediamo, l'ultima parola, perché là dietro vediamo il piccolo vettore e il Gianlu che stanno arrivando. Sì, vediamo. Sì. Oh, che c'è? Attenzione, Luca G, sì. Te l'ho detto G. Che si girava andare a sera. Dio, che è entrato di prepotenza. Vai sul piccolo vettore a vedere se li c'entra. Oddio. Attenzione. Gianlu si butta fuori. Ma piccola traiettoria, guarda come fare. Protegge la traiettoria. Ma traiettoria, ma tu qui non mi passi il cadente, cioè. Beh, passarli devi fare veramente forte, l'altro veramente piano. Farei addosso. E lì il Gianlu. Noi ci crediamo. Guarda come si butta in esterno per uscire fortissimo. Adesso la sente. No, risparmia, perché è veramente difficoltoso. Poi Jordiere va nel fosso. Si fa passare sì, giustamente. Sì. Grande sportività di Jordiere, appena entrato, complimenti. Come sta un applauso forte. Pessimo. Oddio, mettere sono sporco. Ah, la sta usando tutta. Sì. Sono curioso. Vulca, dici il tempo che farà questo passaggio piccolo aviatore Gianlu. Ah, è alto, ha avuto i doppiati. Allora, sì, 1.26.5 piccolo aviatore Gianlu, 1.26.3. Ci sta. E Giulio Charles, aspetta, 1.25.5 addirittura. Tutti alti. Si sono alzati appena i tempi, tanti doppiati, sì. Ci sta. Adesso si trovano davanti Speedy, se non vado errato. Ha soli 8 decimi dal punch, quindi altra battaglia in atto a 3 decimi Speedy. Pace. Che punch, cacchio, mi ha fatto provare il brezzo della Tesla. Non so se vicio i box. Vicio i box. È vero. BRS. Vediamo intanto se il punch farà un po' da vendere cara la pelle su per Speedy. No, guida bene, Si trova bene con la. No, guida bene, però il problema grosso del punch che lascia sfilare un po', via. Sì, non si fida ancora a fare gli scontri, quindi tende ad alzare il gas e lasciar passare. Che comunque è un comportamento sportivo, perché se dici non me la sento di provarci, di rovinare la gara agli altri. Ci sta! Attenzione! Peccatissimo. Ma purtroppo Olmo, non parlare più dei piloti, perché ogni pilota che annunci è picchia. No, il Gianlu. Il Gianlu. Ecco, il Gianlu. No, ma allora quello che deve capire il punch, che purtroppo dovete capire del punch, che punch non è più abituato. Che capisci una si volta tratta di capire. Non è più abituato a usare il cambio, in quanto la Tesla. Non c'è il cambio. Non c'è. Neanche il freno praticamente, perché Mo Tesla. Tesla, se ci volete fare da sponsor, il numero di telefono lo sapete. Sì, compare qua in sua impressione. Ivan, no, hai problema. Attenzione, si è ritirato, penso Jordiere, perché ha pittato. Penso che era Jordiere. Ma noi ce l'ho da ancora. Tanto sì. L'unico che ha fatto. Oh, attenzione, esce di bandiera il Gianlu proprio davanti alla nostra telecronaca. Luca G ha fatto già due box. Esatto, vedete il. Luca G. Regular race, 33 gradi, la temperatura della pista, 27 quella dell'asfalto. Contrario, 3 minuti. 27 quella dell'atmosfera, quella del 33 forse la pista. Oh, Gianlu sullo sporco. Te l'ho detto. Rientra perché c'è Speedy lì davanti che fa da tappo al piccolo aviatore. Allora, diceva di non essere passato da nessuno dei primi. No, andiamo a vedere se è vero. Speedy adesso la perde. Guardalo come il piccolo aviatore gli sfanala. Allen ha fatto un ingresso che mi ha tolto. Guarda che la perde.
Guarda che la perde. Oddio, 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 piccolo vettore, come lo infila, mamma mia. Da professionista, da professionista. Mamma mia, ha fatto passare, che professionista. Ha fatto passare. Ma se eri là con le gomme in saturazione che facevano i capelletti. Adesso il giallo lo teniamo dietro. Bravo, bravo, sì. Così. Crisba sta in box e Vici sta facendo la seconda fermata. Fai, vecchio, Vici, fai come farebbe fermata. Il giallo quando tu ti dovevi che doppiarlo. Che brutto panino sei. Frena un po' prima delle curve, Speed, accendigli gli dai stop. Dai un po' di freno a mano. Dai, faccio passare. Oddio, ormai dai, Speed va. Passa il piccolo vettore. No, Speed, non si fa. A me c'è davanti qualcuno, mi ingarello un po', se no. Allora, fatti tirare che vai a recuperare tutti. Te tira. Ciò che gli so cucce da pena, sempre quello lì. Ma Giulio sempre in terza posizione. Intanto Christmas che esce in undicesima posizione. Ecco. Tira. Chi? Non l'ho tenuta. Vedi, non l'ho tenuta. A farti tirare dagli altri, che succede? Ti ho detto che tirarti dagli altri non è sempre. Vai adesso, ciò Vicio. Vicio, stiamo portando una sfortuna con questa telecamera. Secondo me Vicio addirittura è uscito proprio mentre... Sì. Si è girato. Top Gun gli sta sparando della serie. Johnny, dai che c'ho fretta. Oh, mamma mia, ragazzi. Speedy stavolta va lungo. Speedy sta andando a funghi in America. Ragazzi, ho fatto un volo che. Attenzione, Pancia, la rivincita. La rivincita del Pancia, la vendetta. La vendetta del Pancia. Attenzione, che è nel top 10 e prova la top 9. La dobbiamo Kai-Fi Box. Esatto. È la seconda sosta. Christmas sì. Ha fatto anche lui la seconda, vale. Quindi lì davanti l'unico ad aver effettuato un pit stop è Top Gun. In quarta posizione a soli 17 secondi sì, da altri, Giulio Charles. Gli altri neanche una. Esatto. Bravo, bravo. Ara. Esatto. Vale. Mentre Kaifa è ottavo e ne ha già fatti due, però perché ancora con la P? Ma chi? Perché è appena uscito dai box adesso. Kaifa. Ah, ottimo. Ecco, quindi in ottava posizione. Vero, tanto abbiamo un BRS che è volato in undicesima da quarto. Sì, si sì, è un po'. Attenzione, Punch che arriva leggermente lungo. È andato sullo uno. Sporco. Legge. Giulio, mi sembra. Giulio Charles. È proprio lui. È dietro. Dovrebbe essere dietro a Punch. E infatti, sì, è così. Come chi? Dicevo io. Ma chi? Chi? Giulio è dietro Punch. Ah. Ma perché la grafica non si aggiorna? Se ha fatto il pit stop? Sì, vabbè, me lo sto doppiando. Ma chi? Ah, non è entrato Giulio Charles, è sta doppiando il Punch, sì. Ok, scusate. Sì. Avevo capito che aveva fatto il pistol. Scusa, non c'hai una musichetta, un effetto per lui, qualcosa da poter mandare in live anche. Cioè, che capiscano che dai, in realtà io ci provo a fare una cosa fatta decente, capito? Tanto in Giulio, in giallo adesso. Non mi hai aiutato. Ma io non ti aiuto mai. Io ho già mal di schiena, è una cosa allucinante. Visto Gianlu che fa raffreddare un po' il motore. I boxi Gianlu! La Giorgi chiede: vogliamo il basso che pompa per il Gianlu? Che se vince gli scrocco da bere. Arriva. Ma il problema è che il Gianlu è i box. Guarda questa entrata. La pistola più veloce così. È dura, ragazzi. Lunga. Siamo neanche a metà gara. Mamma mia! Entra anche Seba. Dato il piccolo vettore si trova a doppiare il nostro ciupito. Caso per Ciupito, che ha fatto cannone. Vabbè, Ciupito aveva anche un bel passo durante le libere. Tutti zitti. Cosa stavi guardando? No, niente. No, adesso lo voglio sapere. Ve lo dico dopo, ve lo dico. No, ora fai, Speedy, vai su Speedy, ottava posizione. Guardalo. Attenzione, Speedy. Scali box e anche Alex Grie. Ma no, potrebbe essere invitante. Stiamo recuperando un po' di secondi, ma no. Vabbè, va bene, visto. No, ma è una cosa che fa. Grand Prix. Ai, Speedy. Tanto il piccolo aviatore mette 16 secondi. Si presenta con un buon bigliettino da visita, direi. Sì. Già non rientra quinto. Ma volevo sapere. Quando dice così. Il Calli, guarda, era sesto, è andato in box sesto. Calli, Alex dice.
Dicole. Aise, grande Aise, saluti da New York. Ciao Aise, cosa fai in New York? Via Madonna, via casa, Aise. Via casa, lì che c'è la Delta 16. Là. O l'otto. Oh, boh, da Nev. Da New York. Classifica, la classifica abbiamo. Piccolo Aviatore, prima posizione. Guarda qua. Classifica, da tu la chiedi, ora. Noi te la diamo, siamo a posto. Piccolo Aviatore, nuova entry. White, sì, esatto. Car. White car. Perché white car? Eh? Perché white car? White car, white car rosso, la macchina. No, red car loro. Dai, dai, dai. Giulio c'è la seconda posizione. Non ce la fai stasera. No, si chiama, come si chiama uno che entra? White car è uno che fa una gara. Appunto. Ma questo non è un campionato, è una gara singola, quindi non è white. Sono car. Tutte white car. Vabbè, ma è appena entrato, nel senso così. No, ma lui diceva wild car. Ah, ok. Tu sai cosa vuol dire wild? Ma non lo so, è selvaggio. Bravo. E old wild west? Yeah, siamo anche internazionali, ragazzi. Piccolo vecchio avventore. Prossima live in inglese. Sì, fatti. Sì. Il prossimo mercoledì. Attention please, Christmas 865. Near to punch. Ecco, dai. Sì, vabbè. 865 che è scritta. Hai chiesto la classifica, dai là. No, ma la sa la classifica. Piccolo Aviatore, Giulio Ciao. Ciao, Zio Bergi. Top Gun in terza posizione, Kelf in quarto, Gianlu prima di aver effettuato il pilota, tutti e due pit stop. In quinta posizione, Calli, attenzione, in sesta. Settimo il Punch, ottavo Christmas, secondo pilota ad aver effettuato tutti e due pit stop a 36 minuti dalla fine della gara. Segue Speedy con mille difficoltà. In nona posizione, Vicio, decimo. Questa è la top 10. Alex Digre, nuovo ingresso anche lui. Undicesimo, Byres, dodicesimo, Kaifa, tredicesimo, Ciupito, quattordicesimo, Luca G, quindicesimo, e Jordi Ele, new entry anche lui, sedicesimo. Intanto chiedono dai commenti chi è stato a fare quasi vomitare il Calli con un 106. Ora, io non ho il 106. Neanch'io. Adesso vedremo l'immagine del raduno, chi guiderà il 106 bianco, e te lo dirò. Ecco. Esatto. No, è mio, è stato io. Era bianco, sì, lo so, è il mio, Era bianco, sì. Anche il 106 era bianco, ma anche il Calli, fidati, quando è sceso era bello bianco che lui. E pensare che guida tutti i giorni una Lamborghini. Pensare che come al solito io non mi ricordo nulla di questi eventi. Che sono no, anche perché te non c'eri, perché eravamo ancora a casa mia. Tua, quindi okay. Vabbè, almeno quello. Infatti, anch'io me lo stavo chiedendo, però. Ah, ok. Zitto. Guarda lì, Piccolo Aviatore. Piccolo Aviatore, che vedremo tra pochissimo. Attenzione, il suo Christmas, vantaggio sul Giulio Charles. Christmas su Punch, lo vediamo qua, 4 decimi di distacco. Aspettiamo l'attacco. Christmas 666. Però gli unici due insieme a Punch sono proprio i primi due, primo e secondo, che devono effettuare ancora un pit stop. A due? Sono sì, uno dei due. Tutti non due. Hanno fatto neanche uno. Non hanno fatto neanche uno, in poche parole. Però sono obbligatori, no? Esatto, sì, appena 130 minuti. Secondi di penalità. Qui andare forte. Molto forte. Molto molto forte. Vediamo se c'è qualche battaglia. È proprio quella tra Christmas e il Punch. Ma il Punch non molla. Tiene dietro Christmas. Tutto gas. Che Punch non ha ancora fatto, mi pare, un pit. Nessuno. Esatto. Manca tutte e due. A lui, Piccolo Aviatore, Giulio Charles. Julien. E sono combattuto se fare o no anche le gomme. Perché a vedere gli altri, mi sa che le gomme ne ha messe nessuno, perché ha fatto tutti i pit abbastanza veloci. Sì, stati molto veloci. Attenzione, Gianlu, che ha solamente un secondo e cento da Kelfen. Attenzione, passa proprio ora Gianlu. Errore molto probabilmente di Kelfen, perché è un passaggio da un secondo a zero. Ha fatto sicuramente un dritto nel curmone. Esatto. E Gianlu quindi si guadagna la quarta posizione. Ed è il primo dei piloti ad aver effettuato entrambi i pit stop a 34 minuti dalla fine. Quindi potrebbe essere una bella strategia. Attenzione, Kelfen, che sbaglia ancora. Curva 3. Giulio c'ha 6 box. Giulio c'ha 6 box. Eh sì. Vediamo. Non ci dà ritardo troppo. Entrerà molto indietro, mi sembra. Ma insomma di sarà ottavo, nono. No, è già ripartito. Quindi Alex Digre è passato, decima posizione. Vicio 46. Undicesima, sì, esatto. Ma RS, come erano doppiati? No. Sì, dici? Sì. Può essere.
Vediamo se Giulio Ciarsi rimane terzo, rimane terzo. Eh sì, erano tutti doppiati effettivamente. Ma è terzo, anche wow. Che già hanno fatto due pit. Sarebbe stato troppo vicino. Infatti. No, no, c'ha ragione, grande l'attenzione di il Cicci. Del Ciccio. Del Ciccio. Andiamo a BRS. Chi c'ha dietro? Luca G. Eccolo qua, Giulio. La macchina un po' ammaccata sul davanti, abbiamo visto che ha tolto la vernice. Tanto vedi, va, torna a essere dietro Top Gun, che aveva fatto il pit prima di lui. Quanto paga Top Gun dal piccolo aviatore? Si vede? Non si vede? Deve ancora passare sul rettilineo. Un giro. Quindi sarà sicuramente intorno ai 20 secondi più o meno. Probabile. Tanto non ci sono scontri per ora che si possono segnalare, se non appunto piccolo vettore, ragazzi, deve ancora effettuare. Giulio Ciar su Luca G forse. Sono lungo doppiato. Di punce. Pace Luca G va in larghi. No, Luca G è andato largo. Fatto passare. Che sta girando ancora bene, perché sta girando sempre sull'1.24 e 8, sì, piccolo aviatore. Lato lungo di piccolo aviatore. 1.24 e 8 a metà gara. Bel passo per questo ragazzo. Anzi, togliamo praticamente, perché 28 minuti da inizio gara. È un martello il piccolo aviatore, sì. 1.24 e 8. È un martello. Quanto gira Top Gun, Vulca? Top Gun gira 1.25 e 1 adesso, sta girando. Due secondi a giro, un secondo e mezzo giro. L'avrei voluto vedere, ma purtroppo il cameraman stava dormendo sugli allori. E allori. Allora fatti ripassare, dai, girati qua, che così ti fa ripassare. Cavatappi, attenzione. Basta tirarla, dai, hai tirato una volta, basta, sì, poverino. Signori! L'anticipata di 20 minuti, però. Ti ricordo che puoi sempre guardare il replay, se vuoi. Adesso ha appena fatto 1.24.4, ha fatto ancora meglio, il piccolo pazzesco aviatore. Pazzesco il piccolo aviatore, come se l'usura sulla sua vettura non fosse venuta. Ancora meglio, capito? Comunque abbiamo lo speedy. Mi piace saltare sui codoli. Sì, infatti c'è la macchina che attenzione, pance quest'anno. Questa gara, l'ultima gara, vuole far vedere chi è, quindi da adesso non farà più passare nessuno. Adesso gli mandiamo un messaggio, piuttosto gli fa passare Spiri. Chiamalo in diretta. Sì, non fare pit stop. No, non fa niente. Non fa niente. Il tuo unico scopo è stare davanti a Spiri. Se Spiri vai box, vai anche tu, ma davanti. Attenzione Spiri, qua lo vedi in difficoltà. Questa curva a destra dove andrà a toccare il cordolo con le ruote, quindi perderà l'avantreno. Ecco, intanto il punch è andato fuori. Leggermente largo curva 3. Attenzione, perché queste curve per Speedy. Vantaggia Speedy il punch. Lo vantaggio un bel po', adesso sono lì. Vediamo. Tanto Speedy è centropista per non prendere il cordo, ricordo. Ma purtroppo ci sono degli avvallamenti in questa pista che ti causano l'alleggerimento del posteriore. Il punch lo vedo un po' traballante in questa fase Top di gara. Gun, 32 secondi dal piccolo aviatore. Piccolo aviatore. 1.24.6 ha fatto adesso, sto seguendo, è sempre 1.24.6. Vediamo Speedy sul cavatappi. Stavolta è preciso. Bel passaggio di Speedy sul cavatappi. E siamo a metà gara con queste immagini. Metà gara, esatto, abbiamo appena passato a metà gara. Pancia difende qualsiasi cosa, mamma mia, non gli lascia un buco libero. Lui si prova sull'erba. Te devi star zitto. Non gli lascia un buco libero, gli ha lasciato un portone. Non si infila però Speedy. Vediamo il motorone delle... Attenzione, vediamo un po' di fumo. Quindi il punch che ma Speedy adesso lo tocca perché non lo vede. Qua in fondo perde l'avantreno. Stacca sullo sporco Speedy. Stacca forte il punch esterno. Molto preciso Speedy. Mantiene la corda. Bellissimo passaggio. Sorpasso sul punch. Vedi che però da quando gli dico su in diretta sta guidando meglio. Cioè adesso, se io tipo vado sul piccolo aviatore a vedere come è messo, che è là davanti ormai va. Davvero? Piccolo aviatore, là davanti che va. Guarda. Vai box il piccolo aviatore. Guarda, quando torno su Speedy, picchia. Piccolo aviatore in box. Piccolo aviatore in box, attenzione. Cioè, veramente ragazzi, c'è lui. Cambiamo. Il giallo, andiamo sul giallo, che il giallo è immune alla mia. Ha fatto due pitch. Fortuna. Giallo. Si trova a doppiare ancora Ciupito. Che schifo. Ciupito, quindi. Riproviamo la battaglia con Punch. Allora, 14esima posizione. Sì. Attenzione, punch. Ottavo, Speedy nono. Crisma settimo. Il Calli sesto.
E intanto Gianlu quindi recupera un giro almeno sul piccolo avviatore. Quando mancano 28 minuti e 26 secondi alla fine della gara. E il piccolo avviatore riesce a mantenere la prima posizione. Certo. Sì, sì. Sono tutti doppiati praticamente. Attenzione, punch e box. E anche Top Gun. Top Gun. Top Gun è entrato. Sì. Top Gun entra. Piccolo avviatore, guardiamo se sta proprio uscendo in questo momento. Ed uscirà davanti al Calli. Che però. Esce primo. Esce primo. Quindi esce primo, esatto. Per forza, per forza. Vediamo solo se Giulio riuscirà a mettere avanti le ruote a Top Gun. Sarà difficile. Invece no, gli le mette davanti. Sì. Sì. Torna secondo, sì, sì. Giulio. Giulio Charles, seconda però posizione. Top Gun che ha fatto entrambi i pit. Mentre invece gli altri due no. Anche il Gianlu, attenzione, ha fatto tutti e due i pit. Però il Gianlu è molto indietro. Un minuto alla fine, non è tanto. Dico a confronto. No, no, è confronto a Top Gun. Vediamo. Ancora la gara, ancora lunga, tutto può succedere. E proviamo a vedere se è ancora così. Ciao Speed, siamo di nuovo su di te. Gianlu, penso che abbia fatto per ora un errore strategia, per ora, poi vediamo. Anticipato troppo il pit e rientrato. Il Gianlu rientra 13 secondi solamente a Top Gun. Allora è quarto, però secondo me ha anticipato un po' troppo. Vedremo, vedremo. Infatti hanno fatto già 22 giri, è in corso il 23esimo. Top Gun a 23 secondi, lui. Guarda, piccolo avviatore che ritorna subito ai box. Prova a fare il pit, il secondo pit subito per andare in volata fino in fondo. Grande, grande strategia del piccolo avviatore. Se Giulio si avvicinerà. Si avvicina, ma secondo me non riesce. Fare il secondo anche lui, quindi. Ma no. Quadrare Luca G, che purtroppo si trova in quindicesima posizione. Già uscito, mamma mia. Ah, bellissimo. Velocissimo. Gran gara. Ciao Cinzia. Luca G. Ecco Cinzia. Ciao Cinzia. Piccolo avviatore sta uscendo ora. Attenzione, Giulio Charles lo frega proprio sul traguardo. Deve fare ancora un pit, dove che vada. Ha fatto un bel giro perché ha girato 1:24.7, Giulio. Ma adesso si troverà un sacco di doppiati davanti e soprattutto dovrà. Avrà le gomme nuove molto probabilmente. Di solito questo è Le gomme sono, ti ricordo che se fai pit gomme benzina ti fai sui 30 secondi, quindi bisogna capire un po' se hanno fatto il pit lungo, hai fatto le gomme, se no no. No, ma Giulio c'è ancora un pit, Vico e Vittore è tra 5 secondi, cioè non gli starà mai davanti. E Gianlu, 7 secondi a Top Gun. Gli ha recuperato 6 secondi. Sta andando fortissimo il Gianlu. Attenzione, Speedy viene attaccato da un altro new entry, Alex Di Gre. Alex Di Gre. Arriva lì e poi Speedy punch sbaglia leggermente. 14esimo. Ma non ha fatto il secondo pit punch. Ma facciamo entrare la safety così a caso per creare un po' di. Dai, che entro. 5 secondi e 9. Facciamo così adesso, Speed inchioda, Alex tampona e facciamo entrare la safety per riavvivare un po' la situazione. Intanto c'ho insetti vari che mi girano un per casa. Attenzione all'insetto che si appoggia sul volante interno. E infatti volevo stare su questo scontro che mi pare l'unico, se non anche quello tra Bayer S e Vicio, che ormai dovrà essere agli sgoccioli per poi sfociare in un sorpasso quasi sicuro. Piccolo lavatore 5 e 6 Vicio. Peccato, sono partiamo. Tutti lì più o meno i tempi. Si fa vedere. Tra l'altro passa cannone. Mamma mia, Alex Di Gre su Speedy. La battaglia per l'ottava confidenza. Posizione. Giulio Charles continua ad andare forte. 5 secondi e 7 rimane lì. Cosa ci metti a fare un pit? 30 20 secondi? Se fai solo benzina ci metti meno 10 secondi. Devi rifilare altri 6-7 secondi minimo. Ne hai filato un decimo però. Vediamo Top Gun 17-7, rimane anche lui lì. Stesso ritardo dal piccolo avviatore. Abbiamo un sacco di ragazzi, dobbiamo fare ancora il secondo pit. Esatto. Kelfin, il Calli, Speedy, anche Alex Di Gre. E Ciupito. Ciupito, il Punch. E Jordi. Attenzione perché il piccolo avviatore sembra un po' in difficoltà, in quanto vediamo che comunque ha già messo due decimi. Vediamo. 5 ragazzi, secondi e 8. Se qualcuno ha cambiato le gomme. Ma secondo me non sta neanche spingendo troppo il piccolo avviatore, siccome ha visto che gli manca ancora un pit stop a Giulio Charles.
non c'è bisogno di spingere avendo 17 magari stai secondi risparmiando le gomme. No, Giulio Charles è 5-6. No, sta cominciando a tirare invece. Ah, stanno al stesso tempo, stanno facendo 1.25.0 tutte e due hanno fatto. È ancora un po' altino. Però no, comunque sia, vediamo che ci sta. Ci però sta. 37 gradi la temperatura dell'asfalto. Si grande Massi, 77, grazie. Quella Massi. Grande Massi, ciao, sempre Massi, uno spettacolo. Cioè, Top Gun, volevo dire, Top Gun ha appena fatto 1.24.00. Infatti Gianlu prende 8 secondi. A quanto era prima Gianlu? 7 secondi e 2. È un altro pianeta in questo momento questo ragazzo. Intanto allunga anche Speedy su Alex Di Grey, mette quasi un decimo e mezzo tra sé e il suo inseguitore. Se Top Gun incomincia a girare in un secondo più veloce del piccolo aviatore. Ah, ci arriva. È andato 4.8 il piccolo aviatore. Gli arriva veramente addosso. Quindi ha preso 4 decimi. Il piccolo aviatore ha dato un colpo di gas. Eh sì, un colpo proprio. Proprio wop. Ora attenzione che è andato lungo Alex Di Grey, penso perché c'era Luca G che stava rientrando in pista, forse per evitarlo è andato lungo. Attenzione perché anche Vicio ha negli scarichi di BARS. Top Gun sta andando a fuoco, 16.3. Continua a limare decimo dopo decimo. Sì. E Gianlu 9.8, continua a perdere. Ha perso un secondo e 8. Meno che Top non abbia cambiato le gomme, allora a quel punto si può giustificare. Veramente, no. Potrebbe essere risolutivo aver cambiato le gomme. Sì, ma non credo l'abbia fatto. Era rientrato. Non lo so lui. Perché non ho visto. No, mancano ancora comunque 21 minuti di gara. È lunga. Allora, nuovo record 1.23.8 fatto chi? Da Top Gun. Bella Top Gun. Mamma mia. Cannone forte, cannone Top Gun. 10-2, continua a aumentare Gianlu. Io rimarrei un attimo proprio con le immagini di Top Gun dal suo abitacolo, andrei proprio in macchina con lui. E sentite che belle questo rumore di questo Ferrari. Sta andando fortissimo Top Gun. Guardiamo che davanti a sé vediamo Jordi Ele. Jordi Ele davanti a sé, poi il piccolo aviatore davanti, guardiamo che qua arriva, pensate bene, a 200 km all'ora quasi, in quarta marcia, butta terza, si avvicina, continua a tirare, 190, 200, 210 e scala per il cavatappi. 200. 210 ho visto. È 1.23.5 il suo miglior giro per Top Gun. Attenzione perché ci prova. Tanto Jordi si sposta. Intanto sono 15 secondi che lo distaccano dal piccolo aviatore che fa 1.24.681. Questo è un gran giro. Esatto. Questo è un gran giro. Velocissimo Top. 1.23.6 dovrebbe essere. No. 1.24.0. 1.24.0. 14 secondi e mezzo tra sé e il piccolo aviatore. Via cannone, ragazzi. Va veramente a cannone. Attenzione perché sai cosa succede? Potrebbe succedere che ufficialmente si troveranno a sbattagliare per gli ultimi 10 minuti di gara. Ah, ti dico, secondo me frega Giulio sul secondo pit. Come prima. Può essere. Mi torna a mettere la zampa. Cambia la classifica che vediamo meglio. A meno che Giulio cominci a fare dei tempi del martello anche lui. Quanto gira Vulca Giulio? Devo vedere, aspetta. Più lento del piccolo aviatore perché sta limando di continuo. Cos'è? 4-7. Non di troppo. Andando forte anche Giulio. Che ha appena fatto. Attenzione, Barres si sembra ingaggiare con Giulio Charles. Io sono doppiato, ma vado più forte, quindi ti sposti. Ah, c'è Barres inferocito. Si vuole stoppiare. Top Gun ha già finito e qui in barca beve una tequila. Cosa ha rifilato, Vicio? Un secondino. 1.25 sta girando Giulio. 1.25.6. Mamma mia, infatti va più forte BARS se mi dici il tempo, perché sembra che ne abbia davvero tanto di più. BARS sta facendo. Bass era allenato bene qua per sta gara, Peccato per qualche sfortuna. Sul 23. Infatti alcuni ragazzi sta un po' sfortunati oggi, il Giupito, il Vicio, 13.6 Top Gun. Continua a limare. Forte. Mamma mia, 4-4 piccolo aviatore. Gli sta limando un po' più lentamente, però è lì. Ma
e lì li vede. È che non gli conviene forzare. Anche perché gli manca un pit quello davanti, quindi deve solo fare. Difendersi. E purtroppo mancano ancora 18 minuti, quindi sarà dura. Perché 18 minuti dietro, con il passo di Top Gun, salvo errori. Spaventa. Infatti, attenzione, penso il punch. Se non sbaglio contro al Cavatappi ancora sbagliato. Sì. Vediamo adesso arrivare il piccolo aviatore. Fortunatamente nessun contatto. Grande. Intanto abbiamo fuori. Il Gianlu che paga 13,5. Sì, sta andando fortissimo Top Gun. 4,2 piccolo aviatore da Giulio Charles. Vulcan in quanto gira Gianlu? Aspetta, devo cercare. Intanto, mentre cerca Vulca, vediamo il Gianlu quarto, il quinto il Calli, no, Kelfen, scusami, sesto il Calli e Speedy nono. Quindi il Calli, zitto zitto, continua a tenere la sesta posizione, ragazzi. Sì, si trova molto distaccato comunque da Kelfen. Anche Kelfen, anche lui zitto zitto, è lì. Però devono effettuare ancora i pit stop. Entrambi i pit, invece Bal, Vicio, Christmas, no. Speedy dov'è? Speedy è in box adesso. Box. Attenzione! Stop e go 30 secondi. Per velocità in pit lane. Velocità in pit lane eccessiva. Il giallo è appena passato, ragazzi. 1.25.2 sta girando. Mannaggia, ma no, dai, potevo recuperare un po'. E lo troveremo. 3.9 per il piccolo aviatore. Tira gli altri 2 decimi. Intanto il vicio passa Barres. Guarda Top Gun, 12.6, era 13.4. Mamma mia. Inizio giallo, infatti, è 14.9. Considerate che Barres si trova adesso a essere doppiato. Deve lasciare strada, speriamo nel più breve tempo possibile. Il piccolo aviatore, se no a 12-1 qua sicuramente, però problemi per lui perché era attaccato a Giulio, si è fatto sfidare dal vicio e anche dal piccolo aviatore in un giro, quindi sicuramente problemi per lui ancora. Gara sfortunatissima, sicuramente per lui. Come è uscito sullo sporco, mamma mia, non molla il gas, però guardalo lì addosso al vicio, lo farà passare sicuramente. Speriamo. Sicuramente, e invece no. Vabbè, ma si è fatto da parte, però non è abbastanza. 4 secondi e 6. 11-8. Mamma mia. L'avevo visto malissimo. Attraverso sullo sporco. Ormai si fa centrare dal piccolo vettore. Data che anche lui a sua volta va un po' sullo sporco. Infatti 4-9. Siamo Top Gun invece, telecamera su di lui. Speriamo che arrivi. Siamo. Eccola qua. Si trova Christmas davanti. Sta andando fortissimo, 11-2. 11-2 a 15 minuti. No, stop and go, porca miseria. Pensavo drive-thru io. Ma no, ragazzi. Confusione il nostro Speedy stasera. Sì, no, ho letto male. No. Tanto il piccolo vettore 5-2. Si è disconnesso qualcuno, ma non so chi è. Buttare via la gara. Pance, Alex, Alex di Grey. No, c'è Jordi. Jordi. Jordi off. Ma no. Tanto Top Gun 10 secondi. No, da dodicesimo, ero settimo, dodicesimo. Ma cos'è, no, 5-9 del piccolo. Ma no, 5-3. 5-3, quello sbaglio. Speedy, sei felice? Ma no, se sei Simo felice, guarda. Tu lo sai, battile. Ma tanto qua vedremo. Ma sai cosa è mancato? Il commento del tuo pro. Sì. Comunque, tanto, Giulio è passato 1.24.8. Invece il piccolo aviatore ha fatto 1.25, quindi mi sta. È Top Gun? Si sta allungando. Top Gun 1.25.2. Ho visto girato... che era stata la gente di che in barbina. Sì. Allora, tanto salutalo. Salutalo che per noi. Intanto andiamo con la telecamera su Ciupito. A proposito, eccolo qua, Ciupito. È tanto bellissimo. A proposito di bere. Porsche. Guarda che c'è Speedy di dietro. Belle davvero queste nuove grafiche comunque. Belle sì. Ah, queste può lottare con Ciupito. Ha fatto modifiche di grafiche anche sullo Lexus o la Lexus continua ad essere bloccata? Secondo me continua ad essere bloccata. Oh, questi giapponesi. Vediamo i primi tre piloti che girano più o meno sullo stesso tempo. 5-3, 16 rimane e 10 rimane il vantaggio. Adesso appena cominceranno qua a vedersi cambierà un po' tutto. Ma Giulio, ricordiamo che deve sempre effettuare ancora un pit stop. Lo farà l'ultimo giro.
Entro quando deve farlo, non c'è sempre 11 minuti e attualmente 11 minuti e 10 secondi ancora di tempo per farlo. Ah, quindi sempre 2 minuti dalla fine della gara. Esatto. Quindi può sperare tutto per tutto. L'importante è non mollare, logicamente. Ma vediamo, vediamo come intanto sarà. Intanto Speedy va a scontare la penalità e esce in 13ª posizione, ancora vicino al punch. In questo momento Luca G ultimo. Peccato per lui, adesso andiamo a inquadrare subito qualche errorino col suo Mercedes. Peccato, pilota del Mercedes. Vediamo dietro il Calli che sta arrivando. Sempre zitto zitto in 6ª posizione. Calli non molla. Con 17 secondi di vantaggio. Intanto quindi è successo qualcosa perché Top Gun è davanti al piccolo aviatore. Sì. Ha fatto un errore perché ha girato 1.36. Adesso. Attenzione! Paga già 1.2. Incertezza del piccolo aviatore. Ah, magari c'è un problema tecnico. Attenzione perché il motore della Ferrari è noto per le rotture. Quindi colpo di scena, il piccolo aviatore fa tutta la gara perfetta e sbaglia proprio a 12 minuti dalla fine. Vediamo se avrà ancora tempo per il tempo poter il coraggio di recuperare su Top Gun. Esatto, potrà ancora sicuramente andare a cercare di perlomeno difendersi da questo attacco che è arrivato. Magari se potrebbe essere anche un problema di gomme, visto che lui tutta la gara l'ha tirata come un fossennato. Esatto. Fatti già 1.4, altri 2 decimi perde. Però è lì. Vediamo sul prossimo aggiornamento di tempo. Vediamo più che altro andare avanti così. Quando ci sarà il secondo pit di Giulio, a questo punto potrebbe anche cavarsela. Guarda, rientra in mezzo loro due. Guerra l'ultimo no, giro. No, in mezzo no, perché sì, beh, alla fine però bisogna quando ci mette a fare un pit completo. C'è poco da fare. Eccolo, l'abbiamo chiamato ed è arrivato Edoardo Leoni, signore. Rientra. Eccolo Edo. Entra in box il Calli. Quindi rimane solo Kelfen che deve effettuare insieme a Giulio Charles il pit stop, l'ultimo pit stop. Tanto piccolo aviatore risponde 1.2. Ho detto che lo avevi visto volare. Andiamo. Acceso l'elica, il piccolo aviatore. 14 secondi di Giulio. Questa è una gara interessante. Alla fine hai visto che strategia. Ma cosa ne dici, Vulca, di fare un giro in pista con i lampeggianti accesi? Ma sì, quasi doppiato dal Carlo, cioè veramente. Carlo a cannone. Adesso lo doppia. Torniamo, guardiamo se la sfiga continua. Torniamo su Speedy, quindi con la telecamera. Ciao Speedy, siamo di nuovo su di te. Adesso vedremo dove perderai aderenza. Ma quando tu li inquadri non perde niente, quando smetti di inquadrare che perde. Ah, tipo adesso se vado, quindi tu mi stai dicendo. Intanto Giulio Charles in box, quindi vado su Top Gun. Vediamo. E Speedy vola via. E Speedy così. Vediamo. Ci sono ancora. No, aspetta, riproviamo. Top Gun, piccolo aviatore. Vediamo se passerà anche Gianlu. Siccome lo passa. Lo sta fermando adesso? Eccolo qua. Gianlu, forse no, ma mi sono girato. Sono io che t'ho detto. Cioè, veramente che pelo. So stasera quale passa anche il piccolo vettore. Dritto in staccata. Prima e seconda posizione. Vediamo se anche Gianlu. Vediamo Gianlu. Riuscirà a passare Giulio Charles. Sta già uscendo. Invece è quarto Giulio. Era passato Gianlu. Bella rimonta anche del Giulio. Questo pit stop mi è sembrato un po' più lungo. Potrebbe essere un cambio gomme. Ma non penso, 10 minuti dalla fine. Ma però 10 minuti sono lunghe. Ah, se le gomme a girare. E Speedy può ancora girarsi, Speedy. Posso dire una cosa? Vai. Che vi rendete conto che i Calli mi ha doppiato, me la menerà, credo, da qua fino a settembre. Ma è dopo tutto l'anno. Cioè, me la menerà, ragazzi. Tanto il Calli dopo appena inquadrato. Chissà quanto mi dice. Io fossi in te lo centrerei. Sono un po' distante. Vabbè, ma fai la pista al contrario, aspettalo. Fai un altro fuori pista e aspetti che arriva. Proprio sulla gomma, che così spacca tutto. Tanto vediamo se Kelfen riesce a tenere la quinta posizione o vice. Attenzione, errore del piccolo aviatore. È stanco ormai e la macchina non ne può forse più. Diciamo che incominciare come sverginatura, si può dire. Un'ora di gara così secca. Ormai te l'ha detto, quindi deve essere impegnativo. Attenzione, vicio fermo. Sì, con qualcuno. Forse col Gianlu. Gianlu, che vediamo che deve incorrere a doppiaggi. Perché c'era anche Ba che stava andando lento.
sono passati tutti con 1,25, 1,28, 1,30. Come va forte questa Bentley. Comunque più che vettore è primo, è Top Gun andato fuori. Cavolo. Infatti mi sembrava strano. Attenzione, errore di Top Gun ancora. Ti ho detto, c'è qualcosa che non quadrava, perché mi sembra di vederlo dietro. Infatti è dietro. E le gomme, ragazzi, paga 6 secondi. Allora è probabile che si siano toccati, magari, perché Top Gun tamponato, vediamo, macchina distrutta, tamponato dritto sì, no, ha giocato, tra l'altro macchina piegata sull'anteriore sinistra. Attenzione, perché cominciare... il Gianlu ha soli 6 secondi e 3 da Top Gun. Potrebbe essere critica questa cosa. Sì, anche perché la macchina è piegata fortemente, perché vediamo il Calli che sta sopraggiungendo, guardate la ruota di là. Eh sì, piegata, peccatissimo. Non tocca neanche in terra addirittura la ruota di sinistra, attenzione. Sì, sta andando lento, confermo. C'ho davanti adesso io. Vai, dagli una macchinata, Top Gun, la spini. La macchina completamente desfatta. Oh, peccato. Peccato, ma intanto dal quarto in poi hanno un giro. Ho capito. Quindi può rientrare, forse riesce comunque ad andare in top 5. Aveva fatto una gara spettacolo, era primo. Vediamo come mamma sì, la difficoltà, mamma mia, macchina completamente rovinata. Tra l'altro, è piegata la macchina, sì. Il giallo è su speed, attenzione, mamma mia. Rientra Giulio Ciao. Ce l'ho da ancora davanti, però. Perché sono tutti doppiati. Sì, ma già non era doppiato. Arriva adesso sul traguardo. Il giallo passa la posizione. Giusto. Gara veramente dura, ora sta, buon secondo me. Attualmente non ce lo dice, come sempre. Quando lo chiedi te è come quando io metto la telecamera su Speedy, guarda. Esatto. Tanto passa anche Speedy. Giulio. Attenzione, siamo qua su Speedy. Lo vediamo. Guarda, BRS come BRS quando rimane dietro. Quando qualcuno doppia si ingarella subito. Poi c'è. Allora, Top Gun, ragazzi, Top Gun è saltato, eh. È saltato, non c'è più. Ritirato. Ritirato, è piegato la macchina. Ritirato. Molto nervosismo. Faceva in tempo se mai a rientrare comunque a sistemarla, perché sì, sarebbe rientrato intorno alla sesta, settima posizione. Christmas e Kelfen, contatto! Ha cercato l'impossibile. Kelfen è quello che la punta meglio, Christmas, mentre invece Christmas è quella che la paga. Tiene comunque la posizione. E Gianlu paga 16 secondi dal piccolo avviatore. Quindi Giulio alla fine dritto sul podio ci va lo stesso. Tiratissimo. 6 minuti e 20 ancora a fine gara. Giulio, di solito quando tutti i piloti hanno effettuato il pit stop, vediamo anche Vicio che è ancora ai box. Vicio, perché si è girato Vicio. Vicio l'aveva già fatto. Ed eccolo qua. Prima. Il dominatore. Forse Speedy riesce a recuperare qualche posizione ancora. Ma no, finché Speedy va Non so. D'altronde, ragazzi, 5 minuti e 50 secondi. Recupera una posizione su Vicio proprio Speedy. 5 minuti e 50 secondi e prima dava 65 secondi di distanza. C'è Ba che sta combattendo con il giallo, che però Ba è doppiato sul giallo. Sì, perché Ba quando viene doppiato per l'ennesima volta si scende la catena e si ingarella. È tutta giornata che fa così. Quindi staremo attenti per vedere. Vediamo, perché è un ottimo traino per andare a prendere il Calli, È dietro che il Calli. È lì davanti. Sì. Vediamo a questo punto. Guarda che lo lascia passare. Intanto abbiamo un altro ritiro di Vicio. Ah, peccato. Dici? Sì, è arrivato il messaggio dalla regia che attenzione, lo lascia passare, perché la serie non vai molà a perdere. Vai molà. Se vuoi andare, vai. Adesso ti tocco. Io tipo farei così, vai mo là, poi adesso quando arriva staccata tu via, ciao. Tanto il va anche a voltare come Valentino sul sabbione. Come va forte questa Bentley su a Laguna Seca? Sì. Molto veloce. Oddio, Gianlu sullo sporco. Un dato di bandiera. È arrivato proprio. Speedy da dietro. Dov'è Speedy? Giulio Chas, lì. 4 secondi da Giulio. Comunque Speedy. Vulcan, quanto sta girando BRS? Aspetta. 1,25,8. Quindi va tutti piano. Comunque il adesso c'è Giulio, sta girando 1,25,4, però gli altri girano alti, infatti stanno girando... è 4 secondi e 4 e lì quindi sta girando con gli stessi tempi di Giulio, insomma, anzi più veloce. No, Giulio sta chi? 25,4 per Giulio e 25,8 per Bato, aumenta un secondo.
il distacco tra il piccolo aviatore e il Gianlu. Quindi il piccolo aviatore sta continuando. Ha Gianlu con BRS. Ma il problema è che Giulio gli frega tre decimi ancora a Gianlu. Si deve guardarsi le spalle. Mancano 3 minuti e 40. Quindi. Attenzione, errore di Speedy ancora. Deve fare un errore. No, di sempre, di guarda, Gianlu. Praticamente. Ma c'ho le gomme che sono. Penso di. Fate di uova. Giulio comincia a vedere Gianlu. Macchina molto rovinata ancora del Giulio. Se ti vanno qua il cavatappi, si avvicina. 2-4. 2-4. 2-6. Sta avvicinando. 2-6, scusami. 2-6, mancano due giri però a fine gara, quindi è veramente difficile. Gli ha preso un secondo in un giro, tutto può essere. Poi sai, la tensione, lo vede anche lui, che gli sta avvicinando. Che c'è Ba, che si è avvicinato molto al Calli. Calli! Il ferocito Ba. Vediamo cosa può succedere in questi ultimi giri di gara. Intanto va a chiudersi. Mi scoccia perché sto girando anche non male. Porca miseria. Attenzione, Calli arriva lungo in curva 1 e va RS recupera tanto. Giulio, passa. Sì. No, non farò passare Giulio. Guarda com'è negli scarichi di questa Lamborghini. Sì. Musone Bentley nero. Non può averci dietro l'Audi di coso. Del Gianlu. Il problema è che questa va un po' di più. Un po' tanto. Abbiamo visto, cioè ci vuole poi poco andare più forte dell'Audi del Gianlu. Va anche di più. Pit window chiusa definitivamente, 2 minuti e 20 a termine della gara. Vediamo. Piccolo aviatore, sempre davanti a tutti. Vediamo se si avvicina. Ci vediamo un'altra volta. Avevo detto Speedy che avevi ancora tempo per girarti. Aspetta anche la macchina. Mamma mia, BRS dove passa come taglia. Niente, non riesco a uscire dalla sabbia. Ok, ce l'ho fatta forse. Incrocia. Incrocia. Bellissima, sportellata. Si riaccoda. Calli ragazzi, ostico da sopra. Già hanno capito che rischio grosso. E sfanala. Ha riposto 3 secondi su vantaggio. Andiamo in fondo qua. Mamma mia, ultimo giro. No, forse ne manca ancora uno. Ma uno e mezzo adesso. Sì, ma al filo proprio, al filo. Adesso attenzione, la situazione è complicata, ma... Il Gianlu sembra aver piantato lì. Gianlu sembra che vuole portarsi a casa la seconda posizione. Ma probabilmente anche Giulio ha piantato lì. 3-5 adesso. Sì, forse anche le gomme, proprio dei cedimenti strutturali grossi, anche perché comunque. Vediamo! Le gomme sono consumate, la temperatura della pista è scesa drasticamente. Quando siamo al tramonto ci sono 23 gradi. Chiude bene il Calli. Chiude bene il Calli. Calli, ragazzi. Attenzione, perché non è lontanissimo Giulia Charles da Gianlu. Deve aver commesso un piccolo errore, Gianlu. Andiamo a vedere subito. Vediamo. Sì, perché non è più. Non ce l'ha fatta. Ce n'è ancora. Ma io rimarrei qua per vedere il cavatappi cosa succede. Cavatappi. Kelfen davanti, il Calli in mezzo. Mamma mia! Dove va a tagliare? Dove va? Vuole questa settima posizione, anzi sesta. Prova tutte, vediamo ancora. Intanto il leader ha iniziato l'ultimo giro, mi sa. Appoggia il muso nel culetto Musone. Lamborghini. Fa sentire, prova qua, niente da fare. Vediamo se esce più forte. No, scuola sbagliata anche. È uscito forte, molto forte, ma non basta. Ma guardiamo in staccata là in fondo cosa succede. Freni. Guardiamo chi prima stacca, prima vince. Arrivano leggermente lunghi. Vediamo se esce forte, stretto. Però la Lamborghini ne ha di più. Vediamo qua. Ne ha di più. Spettacolo, intanto il piccolo aviatore, ultimo giro di gara per lui. Incrocia ancora, incrocia bene. Incrocia ancora, incrocia ancora. Favorevole, staccatone, lo passa, bellissimo. Vediamo se la tiene. Sì, vittoria perfetta per BRS. Adesso risponde il Calli adesso. Guardate Giulio Charles che è molto vicino a questo triette. Come si è rotto la scatola? Triette. Insomma, triette. Gianlu dovrebbe mettersi davanti a quei due lì. Eccolo qua, all'alba, al tramonto, anzi, piccolo aviatore. Gara di tutto rispetto. Adesso si trova veramente davanti i tappi. Sì. Che con Malpaga servono comunque. Sul cavatappi. Sul cavatappi ci sono i tappi. Sì, intanto Giulio Charles è arrivato un secondo.
meno. Quindi forse guardiamo un attimino, perché qua il piccolo aviatore va proprio a vincere, con una dominazione allucinante. Complimenti, grande. Applausi per il piccolo aviatore, piccolo bravissimo. Aviatore. Grande sul piccolo giallo, aviatore. Andiamo sul giallo. Oh, mio casello. Attenzione, guarda il Calli cosa sta combinando lì davanti. Oddio. Passa Barres, è l'ultimo. C'è grande giallo. C'è la fa. Giulio Charles. Giulio Charles. Rismas che è già arrivato. Kelfen che è già arrivato. Il Calli che è già passato anche lui. Passa tutto praticamente. Barres, settimo. Ha fatto un errore. Kaifa con l'unica GTR Nissan. Complimenti. Ottava posizione. Bella per il Kai, fa ciupito. Va a chiudere nono. Andiamo per lui. Grande ciupito che ancora circa metà gara. Tappi. Anche Speedy deve ancora arrivare. Finita. Eccolo qua che arriva. Undicesimo. E che salutava Speedy. E poi arriva il Punch in dodicesima posizione. Appunti, grande, appunti il Punch. Appunti. Luca G in tredicesima. No, perché sono i primi 12. Sono i primi 12, non è lui. Peccato per Luca G che non è arrivato a punti in questa sua gara dedicata a sé. Quindi posso andare a fare la foto. Credo. Andiamo a vedere il piccolo aviatore che festeggia slampeggiando come un forsennato. Grande. Adesso mi preparo. Mi preparo già il Carlo che entrerà in live e me la menerà che mi ha doppiato, sicuramente. Quindi mi preparo già. Appena lo chiamiamo dentro, Speedy, ammutoliamoci tutti che vediamo cosa dice per come prima volta. Lo facciamo entrare e sente silenzio. Vediamo cosa dice. Chiamalo un po' alla veloce che dobbiamo sgattaiolare. Abbiamo la regia di corsa stasera. Intanto Fustacchione ha preso solo il 3570 secondi di distacco da... Adesso vediamo se arriveranno o no per l'ultima gara qualche video reclamo stasera. Però cioè a suo favore, perché è meno 3570. Quindi ha fatto tempo prima record, allora. Comunque alla fine è stata la cinta che l'ha tirata Top Gun. Sì. Detto, qua già il bar. La butropa. Non bisogna, ragazzi, quando ci si mette la guida. Ha sentito tequila o penso che faccio domani. Spero, intanto che aspettiamo il Carlo, ricordiamo che stasera era l'ultima degli studi. Vai. Life is Live Network. E riprenderemo poi a settembre, quindi ci prendiamo anche una pausa, ma ricordiamo che tutto luglio e agosto comunque noi faremo sempre delle gare, saranno più delle for fun, quindi non saranno gare di campionato, saranno gare singole, un po' strane. Diciamo che sperimentiamo un po' in questi due mesi il server. Ci sta. Il Carlo sta già sperimentando un po'. Esatto. E quindi dai, vediamo un po' come... ci sarà sempre quindi le gare, vediamo se magari faremo una live da casa, Speedy, alla vecchia maniera. Piccolo aviatore che ha fatto tutto il giro d'onore. L'ha chiusa bene, se l'è goduta. Applausi davvero per il piccolo aviatore. Eccolo qua, Speedy. Ciao ragazzi. Grande Speedy. Oh, esci qua. Che sudata. Guarda che buca. Che sudata. Dov'è Calli? Dai, chiama Calli alla veloce che ci abbiamo fretta. Non c'è Calli. Non c'è Calli. Speedy, gara difficile oggi. No, fortunata, devo dire. È stata non difficile, di più. Molto, molto. Sono cotto. Sì. Sei cotto a puntino. Sto dicendo a Carlo di accendere Skype. Hai corso bene. Complimenti. ho fatto una gara veramente di merda, ma diciamo tranquillamente. No. Io adesso vorrei fare una gara. No. Contro tutti, c'è nel senso. Adesso corro anch'io una sera. Lunedì sera corro. Ascolta, anch'io col padre. Adesso anche mercoledì sera, poi eccolo qua Carlo che sta arrivando. Eccolo. Puoi tranquillamente puoi correre anche te mercoledì. Guarda. Allora, paga tutti. Zitti tutti che vediamo cosa dice il Carlo. Allora, silenzio. Sì, ma entra domani lui però. Sembra uno che scorregge quel rumore qua. Non si sente. Calli. Non c'è il Calli, che è diverso. Calli. Allora, sento tipo rumori alla Darth Vader, sai di lei.
Sono tuo padre. È troppo carico. Poi è riuscito a fregare anche BRS sul finale. Che bella questa macchina. Dai Carretto, ti stiamo elogiando. Allora entri o no, su. Eccolo. Oh, eccolo qua. Sto con calma, con la paglia. Super la BRS. Ma belli i tuoi occhi sono fare in frigo adesso. Calli parla con me. Non sente. Parlami non sente. Di te. Ma tu parla. Noi ti ascoltiamo. Parla. Vai. Ha rotto il telefono, è andato. Cioè il telefono è andato. Ho capito, ho rotto il telefono, una cosa del genere. Prova. Ci senti? Tira però. I polmoni funzionano. Ma notare la maglietta ufficiale per l'ultima gara. Guarda lì. Il giallo, bella vita, ragazzi. Ma ci siete quindi? No, non ci siete. No, non ci senti. Niente, allora, va. Ciao grande, sei allora... stato il numero uno. Ma che era? Non ricordo più. Numero vabbè, uno. Lo dico io. Due. L'hai doppiato. L'arco di domenica lo sto ancora smaltendo tutto, dice il giallo. Ah, ha fatto bene allora, giallo. Te lo credo. Hai bevuto piano. Però ha fatto secondo. È andato via presto, giallo. Sì, è andato via presto e ha mappato poco. L'hai doppiato. In mappa 2. Allora, ragazzuoli. Un saluto a tutti. E alle... Ci vediamo. In radio a settembre, mentre invece noi proveremo a fare qualcosa di nuovo, fare un po' di test, un la po' di cosa per regalarvi per qualcosa di nuovo. Esatto. A settembre ci saranno delle novità sulle gare, quindi preparatevi. Possiamo già dire che molto probabilmente il 90% tante saremo il 27 e il 28 agosto in live per il Re dell'Appennino Reggiano, ma seguite sui nostri canali per avere tutte le informazioni ufficiali. E quindi ciao Speedy, ragazzi, ciao Vulca, grazie a tutti, ragazzi. buone feste, ferie. Feste. Ma che feste? Ciao ragazzi. Ciao Alan, voglio vedere Alle per l'ultima volta, cioè nemmeno per me. Sì, aspetta che arriva. Vedere Alle. Aspetta che ci sta toccando. Infatti ho espresso male, infatti arriva la frase. Viene qua tra noi. Voglio vedere questa live, ultima live prima delle vacanze, via, dai, diciamo così. Si stanno prendendo a schiaffi. Tanto va a staccare la diretta. Eccolo qua Ale. Eccolo lì. Non toccare un cazzo. Grandissimo. che poverino che lo stresso sempre Ale tutti i giorni. Ah. E adesso intanto sta picchiando pelo dietro la regia comunque. Ma quello fa bene. Quello fa bene. Va bene, ragazzi. Ragazzi, grazie. Ci vediamo tutto. Presto. Ci vediamo a settembre. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao.